Riaperta la Guardia Medica a Santa Barbara nei nuovi locali di Corso Italia accanto alla posta. Dopo la chiusura a luglio della struttura sanitaria ospitata in locali ormai non più adeguati e grazie alla sinergia di intenti con l'Istituto Autonomo Case Popolari che ha reso disponibili nuovi spazi e li ha ristrutturati secondo il progetto e le indicazioni dell'ASP, la Guardia Medica è stata riconsegnata ai residenti del villaggio. Locali di 80 metri quadrati circa, spaziosi e luminosi, che seguono gli standard previsti per le strutture sanitarie che sono stati così durante la giornata di riapertura al pubblico simbolicamente consegnati dal neo direttore dell'IACP Vincenzo Zafarana, affiancato dall'uscente Calogero Punturo, al direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono, accompagnato dal direttore sanitario Marcella Santino e dal direttore amministrativo Alessandro Mazzara. A benedire la nuova struttura il viceparroco della chiesa di Santa Barbara, padre Luciano Calabrese. È un momento così importante di arrivo, di partenza per questa Guardia Medica che trova dei locali più consoni. Eravamo stati allertati e invitati perché c'erano problemi nella Guardia Medica. Grazie a una proficua opera e a un proficuo incontro con lo IACP siamo riusciti a reperire dei locali nuovi, adeguati, senza barriere architettoniche per i disabili e sicuramente molto più consoni e molto più adeguati a quelle che possono essere le esigenze e i bisogni della cittadinanza. La Guardia Medica di Santa Barbara sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e nei giorni festivi dalle ore 20 del venerdì sino alle ore 8 del lunedì. Questi recapiti telefonici 0934 56 71 53 oppure 0934 56 72 64. I servizi di guardia medica in queste situazioni sono importanti perché danno quel pronto intervento che va fatto sul territorio per quanto riguarda quelle prestazioni che possono essere trattate in, diciamo ambulatoriamente e quindi in questi contesti. Ovviamente voi immaginate un territorio sguarnito di presidi di guardia medica, tutta questa gente si rivolgerebbe al pronto soccorso e intaserebbe il pronto soccorso. Quello che bisogna far percepire e che la prestazione sanitaria che viene erogata deve essere erogata in modo appropriato. Allora il coordinamento di tutte queste azioni dà una prestazione che è una prestazione adeguata, ma se il medico di medicina generale non fa il suo lavoro e va al pronto e manda i pazienti al pronto soccorso o viceversa il pronto soccorso non può ricevere quei pazienti che hanno necessità di pronto soccorso, allora è un sistema che non funziona. Il compito di un'azienda sanitaria provinciale è quello di coordinare tutte queste attività e fare in modo che il coordinamento di queste attività possa dare quella prestazione che è adeguata ed appropriata.